Oggi vediamo i tre errori da non fare con il tuo hotel sui social. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo i tre errori che non devi fare con il tuo hotel sui social. Mi raccomando, ti aspetto alla fine dei video nella sezione commenti. Se già segui i miei video, sai già che dico sempre che bisogna avere continuità sui social. Ora non ti voglio parlare principalmente di questo, penso che sia stato oramai già sodato, ma voglio parlarti dell'aspetto correlato a tutto ciò, ovvero quello delle offerte. Nel momento in cui tu pubblicizzi un'offerta e pubblichi sui social 2 o 3 volte al mese, questo diventerà controproducente nei tuoi confronti. Non ti puoi aspettare che con quel post riesci a raggiungere tutti i tuoi follower, senza pensare che non puoi immaginare di raggiungere anche tutti quelli che non ti seguono solo tramite l'utilizzo degli hashtag. Prima di tutto, il tuo post potrebbe essere sotterrato da molti altri post. E quindi magari non viene visualizzato. Ma quello che bisogna capire è che un utente, prima di recepire un'offerta online, la deve vedere tra le 7 e le 8 volte. Questo però non significa che devi pubblicare 20 volte sempre la stessa offerta. Stiamo parlando di Pasqua, San Valentino e stai magari pubblicizzando il pernottamento e il pranzo. Una volta fai un post sull'offerta completa, una volta ti concentri sul menu. Una volta ti concentri sulle camere, vedi tu su cosa ti devi concentrare, magari hai messo nel pacchetto anche la spa e quindi ti concentri anche sull'aspetto della spa, però i post devono essere differenti e soprattutto quello che ho visto online, quando vi capita di fare errori, tipo pubblicare 5 volte lo stesso post nel giro di 10 minuti, date un attimino un'occhiata ogni tanto alla vostra pagina Facebook. E Facebook vi dà la possibilità di eliminare tranquillamente i post o comunque di modificarli. Quindi mi raccomando, se fate errori di questo genere, siamo esseri umani, è normale fare errori, provvedete poi a porne rimedio. Un altro errore che viene fatto è quello di non sponsorizzare. Se già è difficile catturare l'attenzione di chi già ti segue, figuriamoci catturare l'attenzione di chi invece non sa nemmeno della tua esistenza. Ad esempio, a me è capitato di trovare online il menu di un pranzo di Pasqua e sinceramente io e la mia famiglia ne siamo stati attirati e abbiamo subito prenotato. Ma come me ne sono accorta? Perché io controllo i siti degli hotel e le loro pagine social e quindi sono andata io a cercarmi questo tipo di informazioni. Ma questo hotel ancora non lo conoscevo, quindi sono stati fortunati e ho proceduto con la prenotazione. Ma se non fosse stato così, io non avrei mai saputo che loro stavano organizzando qualcosa per Pasqua. A ridosso di Pasqua però mi comparivano le sponsorizzazioni di altri hotel, i quali stavano organizzando anche loro il pranzo di Pasqua. Ora, in questo caso, loro sono riusciti ad arrivare a me. Peccato però che sono arrivati tardi. Sì, devi sponsorizzare fino all'ultimo giorno, ma non ti puoi ricordare all'ultimo, devi iniziare a sponsorizzare almeno un mese prima. Quindi è importante anche un'ottima pianificazione. Io so che è difficile perché ci sono hotel che ancora una settimana prima non sanno se farlo o meno il pranzo di Pasqua e sono indecisi. E lì il problema è interno, non è dei social media. Poi se vi decidete 5 giorni prima, e poi i social media no, il vostro social media manager miracoli non ne può fare, anche se ci mettete tutti i soldi del mondo, perché la gente si è già organizzata, ha già deciso cosa deve fare. Un altro errore che viene effettuato anche in caso delle sponsorizzazioni è quello di utilizzare foto non fatte bene. Ora, ho già parlato in passato del fatto che ho trovato molti hotel che fanno la foto del volantino stampato male e questo ovviamente è controproducente, come vi dico sempre, Instagram o comunque i social in generale sono basati sulle immagini, quindi immagini di qualità bassa non vanno bene. Ma un altro errore che non si tiene in considerazione è questo. Ok, mettete la foto di alta qualità, ma i colori sono sbagliati. Ricordatevi sempre che sui social le persone stanno lì per passare il tempo e quello che fanno è scorrere il loro feed.
Voi dovete cercare di catturare la loro attenzione. Ad esempio, se mettete la foto della sala colazione, rendetevi conto se è una foto spenta, se mancano i colori e nel caso dovete porvi rimedio. A parte che anche a vista non sarà gradevole da vedere per i vostri clienti, ma se cercate di catturare l'attenzione sui social, decoratela con della frutta, quindi arance, quindi l'arancione, i limoni, il giallo, dei lime, il verde e così via, in modo tale che la foto risulti più accattivante, magari una tovaglia che abbia del colore, ma se non c'è frutta e quindi ci sono molti dolci e magari una tovaglia bianca, vi renderete conto che i colori predominanti saranno il giallo degli impasti e il bianco delle tovaglie, e poi per il resto la foto sarà completamente morta. Quindi questi sono degli aspetti che vengono sottovalutati, ma fanno la differenza nella strategia di marketing di un hotel. Quindi dovete essere costantemente presenti sui social, soprattutto quando effettuate una sponsorizzazione di un'offerta. Non potete postarla una volta e basta. Utilizzate per queste sponsorizzazioni foto di qualità che siano accattivanti, ma soprattutto sponsorizzate. Come vi dico sempre, i social sono gratuiti per chi cazzeggia, ma sono a pagamento per chi decide di lavorarci. Spero che questo video vi sia stato utile e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi invito a mettere il mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Come sempre mi trovate sui social e i link sono in descrizione. Besos!